L'atleta non è solo quelle 2 ore che fa la gara, l'atleta è fatto di 24 ore. Nelle 24 ore ci sono un sacco di variabili. E quindi da qui, diciamo, è partita l'avventura della divisione di Biotech Performance. Andando da Dario in Biotecna per fare il test e vedere come siamo messi. Andrea, siamo cresciuti nella terza parte del 2016 e quindi Andrea, se devo fare Andrea come oggi, come Andrea all'epoca, ha fatto più step, più cambiamenti, fase molto importante della sua carriera, dove lavoravamo sempre di più nei dettagli. Poi c'è stata una fase dove non si riusciva a limare più certe variabili. Ed è stato molto interessante che non ti va a toccare solo il gesto tecnico, ma va a toccare tutte le sue informazioni, no? Andrea è uno degli atleti che possiamo dire abbiamo visto più fasi della carriera: ricrescita, crollo, ricrescita, consapevolezza, limiti. Grazie a queste misure anche Andrea stesso vedeva i numeri, li misurava, quindi associava questi numeri anche al suo stato. Oggi, per esempio, che abbiamo iniziato questo nuovo percorso con Andrea, adesso che sta facendo un percorso di ripresa, di rimessa in forma, abbiamo visto dei nuovi dati. Ha visto che Andrea adesso in questa fase di cambiamento stile di vita, che sicuramente l'aspetto extra sportivo gli è impattato molto, ha aumentato per Andrea una variabile importante, che prima era una delle variabili più critiche, che era l'adattabilità psicofisica. Oggi abbiamo visto il miglior Andrea dal punto di vista dell'adattabilità psicofisica, dove invece prima spingeva nell'alta performance Andrea con poca adattabilità. Oggi Andrea ha molta adattabilità, anche se ha meno performance, sicuramente. Ecco, l'obiettivo di oggi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di valutare le variabili base che conoscevamo già negli anni di Andrea, quali? Come è fatta la sua composizione corporea, il suo sistema nervoso autonomo e come lavora le funzioni elettive, quindi la corteccia prefrontale. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che tutte le variabili di oggi alcune sono conservate nei valori praticamente uguali al periodo della massima carriera, qualche variabile va ritoccata proprio, cioè è scesa, ma si può recuperare veramente con poco. Altre variabili, appunto perché ha aumentato l'adattabilità, sono addirittura migliorate. Quindi vedi, a volte la performance ti fa vedere delle sorprese, fa vedere, uno dice, ma come, non ha fatto nulla di queste cose perché è migliorata? Certo, perché a volte il cambio ambiente, il cambio contesto favorisce molti marcatori della performance. Quindi non è detto che allenarsi tanto uguale tanto, a volte allenarsi giusto, al momento giusto uguale tanto. Questo l'abbiamo imparato negli anni. Quindi non è più la quantità, ma la qualità di quello che fai che produce. Oggi abbiamo avviato un percorso dove siamo andati a valutare il suo piano di lavoro sia nutrizionale, il suo piano di lavoro dell'integrazione, della supplementazione. Abbiamo visto cosa fare dal punto di vista di biofeedback, che quindi migliora l'ossigenazione dei tessuti, cambia la soglia del dolore, perché lo sport è motocross e comunque ti mette alla prova dal punto di vista del dolore, della sensibilità al dolore, deve aumentare il livello di focus, abbiamo visto questo, e abbiamo visto che gli esercizi di oggi lo può aumentare tranquillamente, quindi gli abbiamo dato dei task, dei compiti a casa da poter fare, dove gli impegna pochi minuti, più fasi della giornata, quindi nella fase del risveglio, a metà giornata, fase della sera, deve avere un controllo nutrizionale non assolutamente rigoroso in termini classici, ma in termini funzionali. E questa è una cosa molto interessante che spesso le persone sottovalutano, cioè pensano sempre all'apporto calorico, ma in realtà è l'apporto funzionale che ti serve. Cosa devi fare in questa giornata e cosa ti serve per affrontare quella giornata? Biofeedback sono gli strumenti per allenare il focus, quindi la mente, a gestire le emozioni e allenare le capacità di recupero e adattamento e anche la scala del dolore e i processi antinfiammatori. E poi interessante i lifestyle, i ritmi. Una delle cose che tutti gli atleti, ma anche le persone normali, non atleti, professionisti, chiunque, se vogliono avere un buon lifestyle, devono sempre curare quello che è i ritmi circadiani, i ritmi giorno-notte. Quindi risveglio al mattino sempre allo stesso orario regolare, il più possibile, nel limite delle possibilità, andare a letto più o meno sempre allo stesso orario regolare, cercare al mattino di creare una morning routine così definita, cioè al mattino, per Andrea, al mattino si sveglia, usa la sua supplementazione, c'ha lo stimolo del freddo, soprattutto a livello clavicolare, perché lo stimolo del freddo in questa zona stimola l'utilizzo di un certo tipo di grasso, si chiama grasso bruno, che alle persone piace perché questo grasso, quando lo stimoli, può aumentare la spesa energetica e consumare molto più grasso, viene addirittura utilizzato nell'aspetto del ridurre il grasso. Per gli atleti viene utilizzato per aumentare la spesa energetica, che è un po' diverso. Poi viene fatto questi esercizi di biofeedback al mattino che gli permettono di ossigenare i tessuti, di
andare in focus, essere pronti ma rilassati, per poi dopo affrontare degli esercizi definiti di attivazione di high intensity, dove mattino in circa 20 minuti si lavora in alta variabilità cardiaca, perché permette di tenere manutentato il sistema cardiovascolare, il sistema aerobico, la mobilità, la prontezza, tutto. Vengono fatti esercizi un po' in poco tempo che permettono di portare nel pronto la persona. Percorso futuro? L'obiettivo è proteggerlo per questa nuova carriera, quindi dal punto di vista dell'adattabilità, proteggerlo dal punto di vista dei traumi, delle infiammazioni. Non siamo ancora arrivati ai 70, non ci siamo ancora arrivati, sono già contento. Dopo pranzo.